Il vero incubo, più che il Gattatico ultimo in classifica a 7 punti, era legato al possibile rinvio per nebbia. Invece si è giocato, e come, e la Casalese ha incassato un bonus che, in attesa dell'ultima sfida dell'anno in casa del Boca Barco, porta ora i ragazzi di Mantovani al terzo posto alla pari della Valtarese. I reggiani, con la rapidità di Mbengue, provano a sorprendere la difesa di casa, che però fa buona guardia, anche perché Bardiani sui palloni alti è molto sicuro. La Casalese cincischia un po' dentro l'area, nessuno riesce inizialmente a concludere, poi però il vantaggio arriva. È il settimo, da una palla recuperata, Bandini va al cross da sinistra, Domi controlla e fulmina Manfredi. La squadra di casa insiste, Domi mette un cross di esterno che per poco non trova sotto porta Galvani. Il Gattatico combina poco e rischia di fare male solo su uno strano rimpallo, con la sfera che colpisce D'Antonio ma viene spazzata. In generale il pallino è sempre dei biancocelesti, domenica in maglia rossa. Quando Manfredi sbaglia, Bolsi ha un'occasione d'oro, ma consente al riscatto il portiere. Anche il puntero di casa comunque avrà modo di rifarsi. C'è spazio anche per una traversa gioco fermo di Azzi, dopo un dubbio fallo al limite su azione impostata da Tagliavini. Poi Ardoli è esemplare su Boansi, che stava partendo in contropiede solitario. La Casalese nella ripresa sceglie di non rischiare più. Dopo 3 minuti Azzi prende la fascia, Domi gli dà una mano e mette in area, dove Bolsi si gira da centravanti vero e non spreca. Il solito D'Antonio in avanscoperta provoca qualche brivido su azione ad angolo, poi il rosso a Boansi per fallaccio su Paltrinieri chiude la partita. Ora la Casalese va sul velluto, ci provano nell'ordine Galvani, Bolsi con un bel colpo di testa, Galvani in percussione e il nuovo entrato Rivera, il cui tiro esce centrale. Poi il gol del 3-0 arriva per davvero. Calcio d'angolo, Rivera recupera palla al limite e prova la conclusione che viene respinta. Sulla palla arriva Roberto Bolsi che non perdona. Nella nebbia c'è tempo per il debutto del classe 1999 Musà. Dopodiché Bardiani nega la gioia del gol a Neri, ma gioco comunque fermo. Finisce 3-0, la Casalese supera il Gattatico e pure la nebbia. E domenica a Barco cercherà nello scontro diretto un ulteriore passo in avanti.